inviterei i ragazzi a vedere in ordine. Io vi presento brevemente, poi vediamo gli sport. Partiamo dai primi due che sono sbagliati, Nina e Sergio. Mi chiamo Nina, sono del lavoro, sono peruviana e dopo aver studiato scienze della comunicazione in Perù, l'inizio sempre cinema, sono due sceneggiature anche a Cuba, però ho sempre amato molto l'Italia. E ho deciso di studiare a Roma regia cinematografica. Ho finito l'anno scorso e qui sono trovata una iniziativa molto interessante, dopo che l'anno ero conosciuta la Sicilia, debbano, cioè poco tempo, vuol dire niente, cioè, dimentichiamo il tempo di venire, cioè, questa è una cosa che succederà sempre, non avete mai il tempo, non avete mai i mezzi, è importante avere il talento che dimostrate di avere. Salvatore, sì, no, anche a me mi piace tanto molto la musica, comunque poi il completo di tutto, lo senti in pancia, certo, dovendo poi fare uno sport per la TV, poi ti puoi indugiare bene, necessariamente indugiare me, però comunque si mette tutto il suo effetto, ce l'ha. Bravo. Adesso direi Erika, Erika, sviluppo progetti, Gabriella, sì. Sì, anche quindi io sono magari va a toccare un po' l'aspetto narrativo. Ho trovato anche molto forte l'idea di presentare qualche cosa attraverso questa parte, non posso vedere, quindi uso gli altri sensi. E mi è piaciuto molto come avete indugiato sui dettagli, poi andare sul finale, no, sul panorama, eccetera. Addirittura io quasi avrei insistito sui dettagli. Era la cosa più bella, quindi stare su un dettaglio, non so, delle due mani o del fiore, vedere l'ornamento che passava, non solo la mano, quindi più addirittura, questa era l'idea più forte, secondo me, che avrei intensificato per questa cosa. Il visualismo, direi che si illumina e vedere le figure, no,
indietro sullo sfondo. Questa era per un'immagine, effetto quello degli altri che non si chiamano benissimo. Quindi... Maurizio Santarelli, dottor esecutivo. Beh, dal punto di vista produttivo è un miracolo. Visti i tempi, le risorse che sicuramente ci sono state, è fatto veramente molto bene. E racconta benissimo, prende veramente in faccia ai tempi per aumentare l'emotività, però riesce a farlo. E veramente ben fatto. Paolo, io posso dare un giudizio tecnico, quello del maestro, no, sicuramente. Cioè, posso ribadire che Eva e mezzo avete dato grado di tutte le loro, di tutto il suo, la sua particolarità, ecco. Quindi certamente non avendo magari tutte le figure di una troupe, determinate cose non sono state utilizzate in maniera più precisa, però l'effetto era quello che volevate ed è molto molto bello. Le campane zincola musica. Ecco, è stato voluto. Siamo al quarto. Eleonora Piemontese. Eleonora Piemontese ha apprezzato pure io, mossa dall'idea, è molto forte, arriva moltissimo, potrebbe essere un bellissimo spot per la regione Sicilia, se esempio, la regione Sicilia. E, se devo entrare, devo proprio dire una cosa per fare critica, sono abbastanza d'accordo con il maestro Lovoli sull'uso dei fuochi, perché bisogna, mi rendo conto dei tempi, ragazzi, per capire e valutare anche decidere realisticamente in questo momento, lo so, perché oltre al fatto che la produzione ho iniziato facendo un contraggio di amici di strada, quindi lo so bene cosa vuol dire. Però che, ecco, visto che è bello, l'idea è forte, deve stare di bravi, anche la vita più bene, e ha più attenzione a questo, perché è bello sfocare lo sfocare, così come sono d'accordo anche con Erico, così come in giù più dettagli, perché il rapporto con la persona finale, più attenzione a quello, perché c'è il grande rischio, essendo uno spot, essendo un passaggio veloce, un minimo di percezione per l'occhio, in realtà per spettatori sì. Semplicemente lo confondi invece che dargli, fargli arrivare più forte l'idea che ha, questo è proprio per entrare dentro, dentro, se devo dire una cosa, no? Non ho complimenti, neanche io mi sono emozionata, bello la comunità. E poi la post-produzione, bella anche lavoro perché ci sono anche i